Ciao a tutti amici e benvenuti, sono Giacomo, siete sul mio canale e oggi, come avrete sicuramente visto dalla copertina del video e anche dal titolo del video, andiamo a vedere Google Nest Hub. Allora, premetto che io ho Google Home Mini e ho anche Alexa. Le ho un po' raffrontate in questi ultimi tempi, in quest'anno che li ho, praticamente che li posseggo, per capire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di uno dell'altro. Devo dire che sono sempre più convinto che tutte e due fanno bene il loro lavoro e, che dire, ho voluto affidare la mia fiducia a Google. Infatti ho fatto la mia evoluzione di questi assistenti virtuali con Google e quindi ho comprato Google Nest Hub. Ne parlano bene, ne parlano male, diciamo che ognuno ha un po' tutto il suo parere e anche io voglio portarvi quello che sono le mie esperienze. Quindi oggi vediamo semplicemente unboxing e prime impressioni. Andrò poi a fare un altro video, il prima possibile, dove andrò a spiegarvi quello che effettivamente ne penso. Cioè, se vale la pena, secondo il mio punto di vista chiaramente, prendere un Google Nest Hub oppure è sufficiente un Google Home Mini o un Google Home. Quindi, che dire, niente. Dopo queste premesse andiamo a fare unboxing e vediamo cosa c'è nella confezione e come si presenta il prodotto. Eccoci qua, finalmente unboxiamo questo Nest Hub. L'ho comprato da poco tempo, ho aspettato ad aprirlo proprio perché volevo con voi andare a vedere un attimino quello che è l'unboxing. Il packaging si presenta sempre chiaramente molto bene, come era anche per gli altri. Molto bello, andiamo a vedere se riusciamo ad aprirlo senza magari andare a prendere coltelli o cose di questo tipo, evitando di farci male. Va bene, sono riuscito a spaccare la confezione, andiamo ad aprirlo. Spero vediate bene dall'inquadratura, ho cercato di dare un'inquadratura insomma carina, di modo da poter visionare il tutto. Quindi andiamo a aprire la confezione e vediamo subito cosa c'è all'interno. Eccolo qua. Allora, in primo impatto devo dire che l'unboxing rende, perché appena apriamo troviamo immediatamente il nostro assistente virtuale, quindi Google Nest, che si presenta già con il nostro monitor davanti. Guardate che bello, guardate com'è grande. Non l'avrei mai detto, ho visto quello di Alexa, che era molto molto più piccolino. Eccolo qua, tirato fuori, lo vediamo un attimino nel dettaglio. Sulla parte anteriore abbiamo quello che è il monitor, e sulla parte posteriore invece c'è questo tessuto di cui noi ormai siamo abituati a vederlo, perché c'è anche sugli altri Google, l'attacco per l'alimentazione, che è prioritario. Poi abbiamo questo che serve per accendere e spegnere il microfono. Da questa parte abbiamo una levetta sopra e sotto, un po' come succede nei cellulari, per alzare ed abbassare il volume. Nella parte sotto c'è questa gomma che al tatto è davvero bella, deve davvero aderire molto bene, deve essere proprio carina, che praticamente non gli permette di scivolare, quindi molto ben stabile. Guardate come si presenta, è davvero davvero carino. Eccolo qua. Va bene, io adesso andrei a fare, anzi scusate, togliamo insieme la classica pellicolina, vediamo se riusciamo, andiamo ad aprire qua. E anche ad aprire qua di lato, tiriamo in questo modo e lo spacchettiamo insieme. Ecco qua, no, hanno impacchettato davvero bene, devo dire che non si apre facilmente. Ecco qua, questo e questo, vediamo se riusciamo. Eccolo qua, perfetto ragazzi. L'impressione, cioè la prima impressione, è davvero bella, devo dire che sì, mi piace esteticamente. Spero che faccia quello che dicono, in quanto questo Google Nest dovrebbe avere proprio un sistema di regolazione del monitor per quanto riguarda la luminosità eccetera, che si integra davvero molto molto bene con quello che sono gli ambienti di casa. Allora scusate, riprendo perché mi sono reso conto che l'audio non stava registrando, quindi spero di poterlo recuperare dalla fotocamera, ma l'audio non stava registrando, quindi probabilmente la parte precedente a questa la sentirete un po' maluccio. Comunque beh, tornando a noi, abbiamo tirato fuori il nostro Google Nest Hub, andrei a vedere cos'altro c'è nella confezione. Intanto lo mettiamo da questa parte, cerchiamo di non fare disastri, apriamo la confezione e vediamo che cos'altro c'è. Vediamo un attimo se si può aprire da questa zona, sì. Ok, si estrae in questo modo, un po' come l'apertura. Questo non ci serve.
All'interno abbiamo un libricino di spiegazioni dove c'è scritto iniziamo, quindi sicuramente ci sono i primi collegamenti, le prime cose che servono per attivarlo. Andiamo a vederlo un attimino nel dettaglio, in realtà non c'è bel niente, c'è scritto solo di collegare il cavo di alimentazione Google Nest Hub e scaricare l'app Google Home, che vabbè io ce l'ho già installato sul cellulare, quindi andare a fare diciamo la configurazione. Quindi niente di particolare per quanto riguarda le spiegazioni. Qui chiaramente abbiamo l'alimentazione che andiamo a tirarla fuori, eccola qua. E credo nient'altro, da questa parte è vuota. Ok, quindi diciamo che l'unboxing non è altro che il nostro Google Nest Hub e l'alimentazione. Quindi, come vi dicevo, l'innesto dell'alimentazione, non so se la camera mette a fuoco, comunque vediamo un attimo. L'innesto dell'alimentazione è prioritario. Ok, vado a fare una piccola configurazione e ci vediamo tra poco. Va bene, abbiamo fatto la configurazione, ci troviamo poi in questa schermata, chiaramente quando il Google Home si riavvia, ci troviamo su questa schermata dove c'è l'orologio che noi abbiamo scelto in fase di configurazione. Allora, come potete vedere, ora il Google Home risponde vocalmente, ma risponde anche in modo tattile, cioè possiamo andare a vedere, ad esempio, qua mi dice che ci sono 6 luci accese, la temperatura è impostata su 18 gradi. Ok, ma se vogliamo poi andare nel particolare, chiaramente entriamo nel particolare. Abbiamo una breve schermata dove ci indica un po' tutto quello che in via domotica è attivo nella nostra casa. Dal basso verso l'alto abbiamo la regolazione del volume, la regolazione della luminosità e le varie impostazioni. E poi da sinistra verso destra abbiamo vari menu. Allora, io vorrei, adesso non vorrei stare qui a farvi vedere tutto quello che è, perché poi lo vedremo nel dettaglio nel momento in cui andremo a fare una recensione più precisa. Quello che vi vorrei far vedere è la possibilità che comunque adesso abbiamo di vedere video direttamente da qui. Ad esempio, se noi diciamo, Ehi Google, mostrami la mia scrivania di Giacomo P su YouTube. Ecco cosa c'è su YouTube. Come potete vedere, lui apre direttamente YouTube, ci mostra la schermata di YouTube e possiamo tranquillamente cliccare e partire. Poi qua abbiamo chiaramente la possibilità di abbassare il volume se è troppo alto. E cioè, come potete vedere, possiamo vedere addirittura i video direttamente da qui. Cioè, è davvero una cosa molto carina. Cos'altro dire? È davvero davvero interattivo. Ehi Google, spegni YouTube. Facciamo la classica prova. Ehi Google, spegni le luci. Va bene, spengo le 6 luci. Ehi Google, riaccendi tutte le luci. Va bene, accendo le 6 luci. Ok, come potete vedere è molto reattivo, ha una velocità importante, devo dire che non rallenta mai, ho visto che pur facendo i touch, piuttosto che dando comandi vocali, non ci sono rallentamenti. Questa cosa è davvero molto, molto interessante, perché la mia paura era che poi fosse come dire, un dispositivo piuttosto lento. Benissimo, allora ricapitolando un attimo sul Google troviamo. Il sensore di luce, questo qua è quello che equalizza l'ambiente che c'è nei dintorni, quindi si equalizza a seconda dell'ambiente che c'è e a seconda della luminosità che trova. Il doppio microfono, che devo dire funziona abbastanza bene, ho fatto delle prove adesso anche da lontano e effettivamente mi sente. Abbiamo un'altezza di 118 mm circa, per una profondità di 67 e una larghezza di 178,5 mm. Quindi, diciamo un monitor che tutto sommato potrebbe essere importante. Abbiamo Bluetooth 5.0, compatibilità con iOS, chiaramente Mac e tutto quello che è anche Android, quindi completamente compatibile con tutto. I colori li troviamo in grigio chiaro e grigio antracite. Il display è un LCD da 177,8 mm di diagonale e l'altoparlante è un full range. Adesso l'autoparlante, non so e non ho trovato esattamente quali sono le caratteristiche, però vi faccio sentire come suona. E Google, riproduci la mia scrivania di Giacomo P su YouTube. Ecco cosa c'è su YouTube. Allora, vi faccio sentire tramite il mio video, perché altrimenti poi arrivano gli strike per quanto riguarda il copyright, qu quanto praticamente, ecco, ti pareva che non partiva una pubblicità, adesso la copriamo. Quanto praticamente può essere alzato il volume. Si sente davvero tantissimo, voi non avete idea. O meglio, dalla telecamera chiaramente è difficile
far capire quanto si senta alto, ma davvero si sente parecchio alto e anche direi parecchio bene. E Google, interrompi. E Google, riproduci musica su Spotify. Certo, metto un po' di Sentiamo un po' di musica da musica su Spotify. Spotify, alziamo un po'. Andiamo magari un po' avanti per sentire se ci sono dei bassi, quindi se si sente. E Google, interrompi. E Google, interrompi. Bene, più o meno vi ho fatto vedere, vi ho fatto sentire per quello che si riesce chiaramente a far sentire tramite la telecamera, che l'audio è buono, si sente bene, non è, sì, è alto ma non altissimo, non è una cosa chiaramente incredibile, però si sente davvero, davvero bene. Io sono piuttosto contento, si sente un po' meglio del Google Home Mini, non pensate che possa sostituire, questo aggeggio possa sostituire una cassa Wi-Fi, perché effettivamente non è così. Però si sente discretamente bene. Google Home già qui dietro alle mie spalle funzionante perfettamente. Cosa dire? Prime impressioni positive. Quindi al momento direi che ve lo raccomando. Ve lo raccomando perché monitor ottimo, reattività ottima, possibilità di interagire con le dita, quindi cliccando direttamente su quello che vediamo è davvero entusiasmante confronto prima che una volta chiesto a Google una cosa, si accettava una risposta e se non andava bene, gli si rifaceva, mentre qui c'è la possibilità di andare a interagire proprio con le dita, a cliccare quello che magari lui ci sta consigliando perché non ha capito, cose di questo tipo. Quindi spero di entrare presto in sintonia con questo Google Nest Hub e portarvi una recensione al più presto. Speriamo che, insomma, nei prossimi periodi riesca a fare questo video e portarvi anche una recensione definita su quello che è il prodotto. Va bene, io vi saluto qui, spero siate stati con me volentieri. Credo che il video, spero che il video non sia stato pesante e ci vediamo alla prossima. Non dimenticatevi, iscrivetevi al canale e pollice in su. Ciao.